Sono tranquillamente sul divano che guardano la televisione, poi un tonfo sordo sul tetto della casa, qualche momento di smarrimento per capire cosa fosse ed arrivano i vicini di casa per avvisarli che qualcuno è atterrato sul tetto della loro abitazione. Protagonisti di questo insolito pomeriggio di Pasquetta, due anziani di via Osimo a Fano ed una paracadutista che, per l'entusiasmo del suo primo lancio, è finita fuori dall'area di atterraggio dell'aeroporto fanese. Tutta una volta mi sento un gran botto, ma tremendo è stato. Sento, ma che cavolo hanno fatto, no? Guardo dalle finestre, non vedo niente. Poi vedo sto ragazzo qua su che veniva giù di corsa. E gli dico, ma sta a sentire cosa è successo? Mi fa, guarda sul tetto tua, vengo fuori, me la vedo la penzola. E quindi era legata? Era legata, il paracadute era tutto di fianco. E lì invece lei era rimasta, però non tanto indentro nel tetto. Chissà se mi avrà avuto anche qualcosa. Però stava bene, diciamo. Aveva avuto paura, lì per lì ha detto che aveva sonno. Ha detto, c'ho un gran sonno, non dormire, perché i figli dell'ambulanza ci hanno detto che non doveva dormire. Però lei dopo si è messa seduta, faceva male una caviglia. Molto trambusto quindi, e ben presto, oltre ai tanti curiosi, una squadra dei vigili del fuoco di Fano e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla sventurata paracadutista, che non ha riportato gravi conseguenze se non una lieve distorsione alla caviglia e qualche momento di smarrimento. Sarebbe potuto andare anche peggio però, dato che a poche decine di metri dal punto d'impatto c'è un traliccio dell'alta tensione, anche se gli atleti sono preparati ad affrontare queste situazioni, come ci conferma il presidente della scuola di paracadutismo di Fano. Tutti i paracadutisti vengono allievi, in special modo vengono istruiti in maniera tale che se si trovano al di fuori dell'aeroporto, quindi ci sono degli ostacoli, sanno come devono comportarsi. È chiaro che si tratta dei primi lanci, però noi cerchiamo di tutte le maniere di istruirli al meglio. Quindi lei di fatto insomma ha avuto una, secondo me è stato più l'entusiasmo del lancio stesso, perché non ci sono altri motivi per cui si sia ritrovata così in quella posizione, ecco. Quindi sia che fosse stato il tetto della casa o comunque un campo lì vicino, comunque sarebbe stato un atterraggio in sicurezza? Assolutamente sì, tant'è vero che ribadisco, noi operiamo su Fano ormai da oltre un ventennio e credo che sia questo il secondo episodio di un allievo paracadutista che finisce al di fuori dell'aeroporto.